Salve a tutti ragazzi, sono Marlo Minetti, allievo di Marco Pellegrino. In attesa della live col buon antimaterialista che saluto affettuosamente, voglio dedicare questo video ai severiniani. Roberto Fiaschi, simbolicamente Marco Orsini, Nicoletta Cusano, Ciro Goggi, Marco Canziani, discreto severiniano e tutti gli altri, insomma. Allora, il discorso è questo. Quali sono le quattro domande a cui nessun severiniano saprebbe rispondere? Allora, numero uno, quando si fa filosofia si vuole il più possibile sgombrare ogni tipo di pregiudizio, ok? Perché si vuole avere un pensiero puro, un pensiero che non sia contaminato dai pregiudizi del filosofo, ok? Tuttavia, anche questo è un pregiudizio non evidente, perché quando si parte dalla premessa che bisogna husserlianamente mettere fra parentesi il mondo in quella che Husserl chiamava epoché, quando si parte, ovvero sospensione del giudizio, quando si parte da questa premessa, ovvero che prima di parlare della realtà devo fermarmi e cercare di capire l'immediatezza della realtà, senza farmi influenzare dalle mie rappresentazioni, dalla mia doxa, dalla mia opinione, quando si parte da questo pregiudizio, già si ritiene in qualche modo che la realtà debba essere raggiunta attraverso la mediazione del linguaggio. Quindi il linguaggio è il mediato attraverso il quale io dovrei comprendere l'immediato della realtà, ok? E questo qui è contraddittorio. Ma cerchiamo di spiegarci meglio. Quindi cosa fa Severino? Cerco di spiegarmi meglio. Parte dalla premessa che la verità debba essere raggiunta. Quindi, anche se Severino afferma che tutto quello che noi crediamo è una fede, è una credenza, è una volontà che le cose stiano in un determinato modo anziché che stiano in un altro modo, Severino crede, il suo discorso implicitamente, indirettamente, inconsciamente, è costretto a credere in qualche modo che le cose nascono dal nulla, siano temporaneamente un essere e poi ritornino ad essere il nulla assoluto. E perché è costretto a credere questo? Perché il pensiero di Severino è una verità logica che vuole opporsi alla fenomenologia doxa, ok? In questo è un pensiero molto platonico. Detto ciò, andiamo ancora avanti. E questo se lo si può notare dalla contraddizione C. Andiamo ancora avanti. In realtà, l'essere è l'immediato. E la mediazione dell'essere è il non dell'essere, cioè il certo essere, quindi è il fatto che l'essere non possa mai essere il nulla assoluto, ma che in qualche modo, essendo l'essere l'assoluto, non può avere nient'altro oltre se stesso. Quindi il pensiero di Severino, in pratica, respinge qualcosa, afferma che è indipendente, ma in qualche modo ne ha bisogno. È dipendente da quell'opposto che vorrebbe con tutte le sue forze negare e che in qualche modo è costretto tuttavia ad affermare. Insomma, Severino afferma che la logica è giusta e la fenomenologia, quello che noi vediamo, essenzialmente è sbagliato, è fede, è errore, eccetera, eccetera, è terra del mortale, è terra dell'isolamento, eccetera, eccetera, terra degli errori e bla bla bla. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Quindi, detto questo, Severino parte dall'errore, dal finito, dalla parte, per voler raggiungere l'infinito, la totalità, eccetera, la verità. Ma questo è impossibile. Come faccio io dall'errore a voler capire cos'è la verità, dalla parte a voler capire cos'è il tutto, dal finito a voler capire cos'è l'infinito? Faccio una metafora. Se io sto in un labirinto, come faccio a trovare la via di uscita? Come faccio ad avere una visione a 360 gradi del labirinto?
La visione a 360 gradi la posso soltanto avere nel momento in cui salgo, metaforicamente, sopra a una montagna. Allora lì posso avere tutta la visione, tutte le pianure circostanti. Quindi metaforicamente noi dobbiamo salire sul monte Everest della consapevolezza per poi poterci affacciare, poter osservare e contemplare il paesaggio. Andiamo ancora avanti. Allora, Severino dice che indecifrabile è l'assolutamente assoluto, giusto? La domanda che mi faccio io, questo qui dovrebbe essere la terza domanda, sì, la terza domanda, è come fa l'indecifrabile ad essere assolutamente assoluto se l'assolutamente assoluto dell'indecifrabile è strettamente legato alle contraddizioni C, le cui contraddizioni C sono profondamente legate all'indecifrabile. Allora, l'indecifrabile non può essere assolutamente assoluto, perché se fosse assolutamente assoluto sarebbe totalmente sciolto da alcunché, perché assoluto, absolutus vuol dire sciolto da ogni cosa. Quindi è un non tutto il discorso di Severino. Quarta domanda. Severino dice che tutto quanto è eterno. Ok, che nel discorso di Pellegrino dire tutto eterno è come dire quattro volte verità, 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 essenzialmente. È come dire quattro volte la stessa cosa. È come se io dicessi quattro volte, non lo so, pizza, 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 per intenderci. Andiamo avanti. Detto ciò, l'eternità implica il fatto che tutto sia appunto eterno. Ma se tutto è eterno vuol dire che tutto è compiuto, ma il pensiero di Severino è come una semiretta che ha un punto iniziale ma non ha mai una fine. Quindi come fa qualcosa che non ha mai un compimento ad essere eterno? È impossibile. Va bene, queste qui sono le quattro domande che non hanno risposta, ripeto. Poi se vogliamo ci posso aggiungere anche la tematica dell'indecifrabile. L'indecifrabile è il nuovo noumeno di Kant. Come posso io dire che qualcosa è indecifrabile, che qualcosa è inconoscibile? Non lo posso dire perché se dicessi che qualcosa fosse indecifrabile, inconoscibile, per dirlo dovrei in qualche modo conoscere. Cioè non dovrei neanche sapere che qualcosa è inconoscibile. Non posso dire no, è inconoscibile, dovrei saperlo per dire che è inconoscibile, ma se quella cosa è inconoscibile, questo non potrebbe neanche accadere. Questa qua è una super mega contraddizione. Ma questa contraddizione viene dal fatto, appunto, che Severino parte dal finito per raggiungere l'infinito, non parte dall'infinito per raggiungere il finito, non parte dalla totalità per raggiungere la parte, ma parte dalla parte per raggiungere appunto la totalità. Questo è. Alla prossima.